Dopo la doppia trasferta siciliana con le prime due consecutive gare della stagione di Caltanissetta ed Erice, lo scenario della terza prova del campionato italiano velocità montagna si è spostato in Alta Italia, nel Veronese, per la disputa della 22esima Caprino Spiazzi. Al via 257 piloti, dei quali 132 in lizza per il CVM, e i rimanenti impegnati per l'italiano del campionato autostoriche e per la gara club. Paolo Chiocchini, presidente della sottocommissione velocità in salita per la XAI. Siamo alla terza gara di campionato. Un commento su questo CVM 99. Come si presenta? Direi che si presenta abbastanza bene. Siamo contenti, non vorrei dire felici perché mi sembrerebbe al momento troppo, però siamo sicuramente contenti perché non credevamo, dopo la regolamentazione introdotta quest'anno, che è internazionale, e che sapevamo coscientemente che avrebbe portato probabilmente ad un'emorragia o a una diminuzione di concorrenti, le prime tre gare, oggi siamo qui alla terza gara, le prime due in Sicilia, invece dimostrano un trend nettamente positivo, addirittura siamo numericamente con iscritti superiori agli anni precedenti. Per cui... Quindi un campionato in grande ripresa? Io non vorrei farmi delle illusioni, ma se, come dice il proverbio, il buongiorno si vede dal mattino, direi che sicuramente la giornata che ci attende dovrebbe essere luminosa. Mi auguro di non sbagliare in questa previsione, però, ripeto, i sintomi sono confortanti. Tra i 41 prototipi iscritti in questo terzo appuntamento del CVM si sono ritrovati il fior fiore degli specialisti. Al confronto con il bresciano Mirko Savoldi, vincitore delle prime due gare con la Lucchini, si è presentato infatti anche il due volte campione europeo Pasquale Irlando e gli altri due pluricampioni Mauro Nesti e Enzo Baribbi, tutti e tre più volte nell'albo d'oro di questa gara. Al via anche altri piloti in grado di poter dire la loro, come l'orvietano Fabrizio Fattorini, l'aretino Ricchi Braconi, il siciliano Erasmo Bologna, il pistoiese Franco Cinelli e il napoletano Pietro Nappi, tanto per nominare alcuni dei maggiori protagonisti. Ma anche questa volta è stato Savoldi con la Lucchini a dettare la legge del più forte, con una prestazione che ha avuto dell'incredibile. Sul velocissimo percorso della cronoscalata di 9 km che da Caprino porta a Spiazzi, il pilota bresciano infatti non solo è riuscito ancora una volta a imporsi sugli avversari, ma ha fatto registrare anche un nuovo clamoroso record, con il tempo di 3 primi 8 secondi e 80, alla bellezza di 170,706 km orari di media. Ma dopo le prime due vittorie della Sicilia, qualche maligno ha insinuato che della scarsa partecipazione di piloti validi, diciamo, in questo senso nelle prime due gare. Io ho sempre detto che comunque i piloti siciliani in casa loro erano molto difficili. Siamo venuti qua a Caprino molto motivati, avevamo secondo me il numero uno come avversario, che è Pasquale Irlando. L'abbiamo battuto, grande soddisfazione, la squadra ha lavorato molto bene, grande soddisfazione di tutti. E soprattutto penso una rivalutazione del campionato, nel senso che vuol dire che stiamo facendo degli ottimi tempi, stiamo facendo buone cose. Ma adesso credo che a Verzegni sia obbligato di nuovo a vincere, perché ci sarà, credo, comunque ancora Irlando, che è sempre stato un mattatore a Verzegni. Se vediamo di rendergli la vita ancora difficile o magari riuscire a batterlo, sarebbe troppo bello però. Grande soddisfazione, una Lucchini, 20 osella di media, e questa Lucchini che vince. Direi che un po' di merito anche a Giorgio Lucchini, che si è sempre dedicato, ma secondo me non è mai stato contraccambiato in giusta misura.
L'altro grande protagonista di questa gara, il campione europeo in carica Pasquale Irlando con l'Ausella BMW, detentore del precedente record ora demolito di quasi 3 secondi, si è dovuto accontentare del secondo posto a 2 secondi e 38 di distacco. E proprio la vittoria conquistata su un campione come Irlando e sugli altri primatori di questo appuntamento del CVM dimostra quale sia l'attuale forza del pilota bresciano. Sugli allori sale anche Lacchini, leader davanti ad uno stuolo di Osella. Al terzo posto si è classificato Erasmo Bologna, staccato di 6 secondi e 57 da Savoldi. Le altre posizioni si sono giocate sul filo del decimo di secondo. L'orvietano Fabrizio Fattorini è terminato al quarto posto a 7 secondi e 61 e ha preceduto di appena 18 centesimi il toscano di Montecatini Franco Cinelli, dietro al quale si è piazzato il napoletano Pietro Nappi, con 3 decimi di distacco. L'aretino Ricky Bracconi è giunto settimo a 1 secondo e 16 da Nappi. Il calabrese Rosario Iaquinta, ottavo assoluto, ha ripetuto come nella gara di Erice il successo in classe P2 con l'Osella Alfa Romeo, con un vantaggio di 1 secondo e 13 sul suo diretto rivale di categoria, il fiorentino Mario Fagioli, su Osella BMW. Rosario Iaquinta, siamo qui a festeggiare il secondo successo consecutivo in questo CVM nella tua categoria, la P2. Beh sì, siamo abbastanza soddisfatti, abbiamo abbassato il record di classe. E niente, la prima gara è stata così d'apprendistato, la seconda è andata bene, la terza pure, e niente, iniziamo a dialogare bene con la vettura. E devo comunque ringraziare lo stesso ingegnere Osella, il motorista Galletti, il team Dalmazia che gestisce la vettura, perché hanno lavorato duro, in quanto su questa strada con medie da 157-158 orari diventa abbastanza complicato e difficile mettere a punto una vettura del genere, proprio per via delle soluzioni aerodinamiche che le vetture moderne presentano. A questo punto, anche se è presto, cominciamo a pensare ad un probabile titolo? Noi partecipiamo al campionato italiano e cerchiamo di fare il meglio che si può, ancora è presto, sono solo 3 gare. E cercheremo di fare sempre meglio, ancora è troppo presto per dire qualcosa. Mario Fagioli, campione italiano in carica, prima vittoria a Caltanissetta, poi nelle altre 2 gare cosa è successo? Niente, la seconda gara la strada era quella che era, ho guidato abbastanza bene ma non fa testo. Questa gara qui sono andato molto forte, non ho sbagliato niente, sono arrivato secondo, grandi meriti a lui perché è andato più forte di me, ma è un tempo fuori dal normale, si sta andando veramente forte. Nella classe P3 la vittoria è andata a Lucio Ferrari davanti a Simone Fagioli. Nella P5 si è imposto Marco Capucci su AMS Peugeot. Fra gli altri protagonisti di questa gara, Enzo Baribbi, quarto tempo in prova, si è ritirato per essere incappato in un testacoda. Mauro Onesti ha dato forfè invece per un diverbio con i commissari sportivi, dopo aver fatto segnare il 9° tempo in prova con la Breda BMW. In gruppo A la vittoria è andata a Fabio Danti con la Skoda Octavia Turbo, davanti a Oronzo Pezzolla con Skoda Octavia Wagon e a Pietro Zumerle con la Renault Megane Kit. Fra i vincitori di classe è successo nella 1006 per Lino Vardanega con la Honda Civic. Il mio obiettivo era quello di affrontare le prime 4 gare del campionato e poi fare un attimino un resoconto, diciamo, se valeva la pena continuare. E direi che forse ci penso di continuare, perché visto come sono andate le cose, mi gratificano anche i tempi che riesco a fare con quella macchina lì, che seppur nuova, mi sembra, insomma, che mi piace guidarla, ecco. Nella classe 2000 vittoria per Leo Baiardo con la Opel Astra. Nel Super Turismo, in attesa del rientro nel CVM di La Vecchia, a vincere è stato Adriano Zerla con la Honda Accord davanti a Massimo Vezzosi con l'Alfa Romeo 155. In gruppo N ha vinto Maurizio Iacoangeli con la BMW M3 con solo 5 decimi di vantaggio su Rudy Bicciato con la Ford Escort. Armin Brunner ha concluso terzo. La classe 1003 è andata a Gioacchino Bongiovanni con la Peugeot 205 Rally, la 1006 a Serafino Ladelfa con la Honda Civic. Meglio di così non poteva andare, già le prime 3 gare, 3 primi posti, anche se magari nelle prime 2 c'erano pochi partenti, quindi anche poco punteggio. Qui invece è stata veramente una bella gara, sia una grande soddisfazione ovviamente per un siciliano poter venire a fare una bella gara qui.
è anche un sacrificio, direi, poter seguire tutto il campionato italiano. Sacrifici ci sono tanti, quando poi vengono ripagati da un risultato ovviamente si dimenticano e si ripensa dalla prossima gara. In classe 2000 la vittoria non è sfuggita a Gianni Marchiolla con la Honda Integra. Io penso che ancora è molto da migliorare su questa macchina perché è all'inizio. Io penso che col tempo si faccia ancora meglio questa macchina. Comunque due vittorie consecutive nella N2000, insomma, è un bel risultato. Mi fa piacere perché questa è una classe combattiva e il fatto che vincere qui mi fa piacere, anche perché a Erice non pensavo di vincere perché era più per la Clio, perché secondo me è una macchina più agile. Qui mi è andata bene e mi va bene così, ecco. Claudio Giobbi, vincitore di gruppo N delle due precedenti gare di campionato, si è invece ritirato per essersi cappottato con la sua BMW M3 mentre stava affrontando l'ultimo tornante della salita. Ingenti i danni alla vettura, nessuna conseguenza per il pilota. Anche in questa gara Maurizio Del Cotto non ha potuto esprimersi al meglio con la Mitsubishi Lancer Evo 5. Nella sua classe la Oltre 2005 ha terminato solamente al settimo posto. Mitsubishi è una grande macchina, devo dire, però ha uno sviluppo che in salita non è stato mai fatto, quindi ha delle grosse potenzialità, ma indubbiamente è molto difficile sfruttarle e sostanzialmente è una macchina molto difficile da mettere a punto, e cosa che in effetti con calma stiamo cercando di fare. Io credo in questa vettura, finora non è uscito il potenziale, sicuramente nelle prossime gare lo tireremo fuori. Il prossimo appuntamento con il CVM è fissato per il 20 giugno con la Verzegnis Sella Chianzutan, gara organizzata dalla Scuderia Friuli.